Un saluto a tutti, sono Daniel. Per oggi abbiamo un iPhone 7, no wifi, quindi wifi non è selezionabile. Da questa parte si vede che non si può selezionare, poi da questa parte è chiaro, si vede che non si può selezionare. Se vado in generali info si blocca qua, quindi qua non va avanti, ok, si blocca, quindi è un problema di wifi. Io ho già disabilitato wifi con questo aggeggio, ok, con questo si disabilita wifi sulla scheda madre perché ha un codice e così quando lo cambi non devi, cioè il wifi funziona, perché se non disabiliti il wifi non funziona anche se metti uno nuovo, ok, perché è collegato al processore. Quindi con questa box B-Box C3 si disabilita il wifi, è una procedura chiamata quella lì non mi viene in mente adesso come si chiama, lo devi mettere in DFU, non ha importanza, è disability wifi, ok. Adesso andiamo a smontare il tutto e procediamo con la riparazione. Devo prendere il tappetino, quello devo prendere questo tappetino, eh sì, mettiamo le viti così in modo ordinato, così sappiamo dove sono. Prendiamo il telefono, un po' d'aria calda, eccoci, abbiamo smontato tutto. La parte di smontaggio non è così interessante, quindi l'abbiamo saltata. Allora, che cos'è che non si vuole aprire questo? Vabbè, come sempre mi sono scordato una vite, perfetto, ok, adesso quadra tutto, mi sono scordato una vite, ok, perfetto, mettiamo questi da parte e vediamo la scheda al microscopio. Ok, quindi non è stato lavorato, ma qua mi sembra che è entrata un po' d'acqua. Dobbiamo togliere questa copertura. Questa qua è testarda, dovevo cominciare da questa parte, non importa tanto, non ci interessa. Non vedo niente, perfetto, quindi qua è tutto a posto, non c'è niente di preoccupante, perfetto. Adesso mettiamo la scheda sulla basetta, così possiamo andare a pulire quella resina. Ok,
andiamo a pulire questa resina qua. Metto sempre una molettina per proteggere da questa parte. Andiamo a pulire la resina. 170 gradi, pulire la resina, ok. Aria 60, lo metto io. Pulire questa resina qua perché sennò altrimenti sarà difficile staccare questo componente, ok. Con 170 gradi vedete come va, non è difficile da togliere, ok? Quindi è tutto perfetto così. Perfetto. Un po' di attenzione a questa parte serve perché sono dei componenti qua. Qua bisogna fare un po' di attenzione. Giriamo da questa parte. Questa parte è facile perché non ci sono componenti. Anche questa parte è altrettanto facile perché, ecco, perfetto. Adesso abbiamo tolto la resina. Vediamo dove è l'altro, eccolo qua. Quindi usiamo questo, non per alzare. Perfetto. Prendiamo l'altra macchina d'aria. 350 100 di aria, quindi aria al massimo, ok? Aria al massimo. Devo andare con destro, tenere così, ecco. No, così, no, così. Quindi aria al massimo, no? Per la velocità non conta tanto la temperatura, se l'aria è più alta allora si stacca facilmente, ok? Adesso, senza forzare. Perfetto, abbiamo tutte le piazzole intere. Componente qui, tutto a posto. Sembra che tutte le piazzole sono ok. Adesso andiamo a pulire la resina velocemente. Questa che ci sta qua. Anche col bisturi va bene.
Ok. Se fate caso qua mancano delle piazzole, quelli che erano più deboli, quindi una da questa parte e una, due, tre, quattro da questa parte. Questi sono difficili da fare. Vediamo un po' su Zillion. Ecco. Quindi questa, uno, due collegamenti con il processore, quindi questi bisogna farli tutte. Ok. Questa che è NC, la seconda con la blu e nessuna connessione, quindi questa non è che bisogna. Ho fatto tutte le piazzole, quindi sono tutte ok, quindi quattro ponti, 1 2 3 4. Questo, come avevo detto, non l'ho fatto perché nessuna connessione, non ci interessa. Adesso andiamo a mettere un po' di fossante, non troppo. Devo spalmare un po' da tutte le parti. Ok, non troppo fossante, che dopo lì ci va, si sposta. Anzi, mi sembra che ho messo un po' troppo. Sì, va bene così. Mettiamo il componente così. Devo mettere bene al suo posto. Devo guardare bene se è messo nella sua posizione. Sembra che da questa parte devo venire ancora un po' più giù, mi sembra così. Vediamo se da questa parte è posizionato bene. Sì, da questa parte sembra posizionato bene. Sì. Sembra posizionato bene da questa parte no, quindi un po' più così. Ecco, sembra così. Più o meno così, più o meno, perché non è che deve essere precisissimo al 100%, però almeno se fai un'idea, lui tanto si posiziona. Mettiamo solita monetina e andiamo con aria bassa. Aria bassa a 40. Piano piano. Perché questo è un componente grande, bisogna fare attenzione come si salda, che se no si muove su e giù. Adesso è saldato bene. Aspettiamo che si raffredda la scheda.
poi andiamo a provarlo, ok? Ok, montato la scheda solo così per testare. Non è collegato nessuna antenna, niente. Quindi vediamo il risultato del nostro lavoro. C'è un telefono qua per squilla in laboratorio, è in silenzioso, però mi sta sui nervi. Lo devo trovare che è chiuso in un pacco, non so in quale pacco. Allora vediamo. Sì, adesso abbiamo l'icona wifi selezionabile, perfetto. Andiamo, wifi non connesso. Adesso vediamo se prende le reti, non è collegata nessuna antenna, quindi una rete lo prende, sì, si vede, una rete già lo prende, Tech Savvy, due reti perché non sono collegate le antenne, niente, quindi va bene. Direi che vediamo la password, se riesco a mettere la password con questa cosa qua. Allora. Non riesco con i guanti a mettere la password, però comunque lui funziona adesso, nessun problema. Si vede chiaro che adesso è selezionabile, quindi tutto ok, va bene. Quindi caso risolto, siamo raggiunti alla fine anche di questo video. Io vi ringrazio di aver visto i video e come al solito ci vediamo col prossimo video. Io adesso l'ho collegato con la rete senza guanti, ok? Perché va così, andiamo su Safari, dove siamo? YouTube, ok, vai. Quindi adesso è collegato con la rete, perfetto, accetto, sì, vabbè. Ok, quindi è collegato all'internet, ok? Senza nessun problema, quindi wifi funzionante. Diciamo che anche se un iPhone 7, no? Anche se un iPhone 7 vale la pena salvarlo, perché sono persone che li usano ancora. Quindi conosco tanti che usano ancora iPhone 7, quindi vale la pena di riparare qualsiasi dispositivo.